Assieme a casco e giacca, i pantaloni tecnici rappresentano una parte indispensabile del guardaroba motociclistico, sia che vi spostiate per destinazioni cittadine, sia per mete più esotiche. Non tutti però sono disposti a sfoggiare tessuti super tecnici una volta arrivati a destinazione. Ecco perché se si vuole passare inosservati e, perché no, stare più comodi, un buon paio di jeans da moto può essere una soluzione più interessante. E attenzione, senza rinunciare alla sicurezza, perché nonostante all'apparenza possano sembrare dei capi casual, in realtà sono dei veri e propri dispositivi di protezione individuale certificati secondo la normativa europea CEN 17092. Infatti, nei punti più esposti in caso di scivolata, tipicamente glutei, ginocchia ed anche, il tessuto denim è intrecciato con materiali altamente resistenti all'abrasione, come ad esempio il Kevlar, che in caso di scivolata non si lacera immediatamente. In secondo luogo contengono protezioni certificate CE di livello 1 o 2 a seconda dei casi, per ginocchia ed anche. Ma adesso basta parlare e andiamoli a scoprire assieme, cominciando da quelli più tecnici per poi arrivare a quelli dall'aspetto più casual. Italianissima Promo Jeans è stata tra le prime aziende a credere nella validità e nell'efficacia dei jeans tecnici. Vi proponiamo pertanto il loro cavallo di battaglia, i Vegas, sviluppati nel lontano 2010 e costantemente aggiornati. All'esterno troviamo un denim strutturato da 12,5 once, mentre all'interno il rinforzo in tarn balistico, lo stesso materiale utilizzato nei giubbini antiproiettile, sono messi a difesa delle zone a maggior rischio di impatto in caso di scivolata, come glutei, fianchi e ginocchia, il tutto foderato con un tessuto in cotone. Questo serve per non avere contatto diretto con la pelle del tessuto antiabrasione e per rendere più confortevole la calzata. Parlando di sicurezza, questo capo è omologato in classe AAA in relazione alla normativa europea EN 17092 ed è dotato di protezioni per ginocchio omologate CE di livello 1, con la possibilità di rimuovere dall'esterno con una pratica zip a scomparsa. Naturalmente le ginocchia sono preformate per rendere la guida sempre più confortevole. Il prezzo 239 euro. I Liviti dell'olandese Macna hanno una caratteristica ben precisa. Sono un jeans decisamente estivo. Vi starete chiedendo perché non lo sono pure gli altri? Certo che sì, ma questi sono dotati di ampi inserti in rete forata sulla parte alta e bassa della gamba, sia davanti che dietro, per tenervi al fresco anche nelle giornate più torride. Il resto del jeans è realizzato con un denim elasticizzato, intrecciato con il tessuto cordura, per offrire sempre la massima sicurezza. Naturalmente le protezioni sulle ginocchia sono certificate CE di livello 1, e sono facilmente accessibili e regolabili in altezza tramite velcro. Non mancano poi caratteristiche degne di un vero capo tecnico, come l'aggancio tramite velcro della zip di connessione corta con la giacca predisposta. Il prezzo è di 229 euro. Il modello SIS Pro Lite dell'italianissima Clover, grazie alla sua leggerezza, è un jeans adatto all'utilizzo quotidiano, indossabile anche nelle stagioni più calde e adatto ai motociclisti che cercano un pantalone alla moda e che assicuri al tempo stesso la protezione necessaria quando si va in moto, senza comunque appesantire i movimenti del pilota. Sono realizzati in Coral Denim Comfort, un tessuto in cotone elasticizzato al 100%, rinforzato con fibre di poliammide, risultando così morbido e leggero allo stesso tempo. È certificato di livello A grazie anche alla presenza di protezioni ventilate di livello 1 sulle ginocchia, che possono essere estratte e regolate nella posizione preferita. È presente anche la predisposizione per la protezione fianchi di livello 2, sempre disponibili nel catalogo di accessori della Clover. Il design di questi jeans si distingue poi soprattutto per i soffietti elasticizzati che troviamo sulle ginocchia, che oltre a movimentare il design del pantalone, ne migliorano la vestibilità e ne aumentano il comfort durante la guida.
Il prezzo di questo capo è di 199 euro. Il Newport della tedesca Eld è un jeans dall'aspetto classico, ma che nasconde tanti contenuti tecnici di primo piano. Il tessuto denim, per esempio, è intrecciato con fibre di Armalite, un materiale altamente resistente allo strappo e all'abrasione, nato per applicazioni militari e aerospaziali. Troviamo poi protezioni certificate CE sulle ginocchia, regolabili in altezza e persino sui fianchi. Troviamo poi quattro tasche esterne, due anteriori e due posteriori, e una vestibilità che potremmo definire dal taglio classico. Insomma, il classico prodotto tedesco, tanta concretezza e pochi fronzoli. Costano 299 euro. Caratterizzati da un nuovo tessuto denim elasticizzato monostrato in misto cotone e poliestere con elastan, i Calte 8 dell'Alpine Stars hanno una vestibilità regolare, morbida, con gamba dritta e offrono tanto comfort per utilizzo quotidiano. Per la protezione dagli impatti sono equipaggiati con protezioni per le ginocchia regolabili su tre livelli di altezza e di tasche sui fianchi per le protezioni Bioflex, acquistabili separatamente. Le ginocchia sono poi precurvate e anche la vita posteriore è stata rimodellata. Per non dare all'occhio, poi, una volta scesi dalla moto, presentano un marchio tono su tono e cuciture discrete. Difficile così scambiarli per un capo tecnico. Il prezzo è di 199 euro. I jeans Jarvis di Befast, grazie al design e al taglio moderno, perfettamente in linea con le mode del momento, donano un look cittadino e sono la scelta giusta per essere indossati in ogni situazione. Hanno linee semplici, perfettamente in grado di farvi sentire sempre a vostro agio, in ogni contesto, ma soprattutto sono studiati e progettati per essere resistenti, protettivi e confortevoli durante i vostri giri in moto. Dispongono di rinforzi in cotone nei punti più esposti per un incremento della resistenza all'abrasione. Sicurezza e comfort vanno di pari passo perché i Jarvis dispongono anche di protezioni certificate CE di livello 1 per le ginocchia che non intralciano i movimenti e possono essere rimosse quando non servono. Di listino costano 159 euro, ma al momento di girare questo video erano in offerta sul sito di Moto Abbigliamento a 109 euro. Non potevano mancare all'interno di questa rassegna prodotto i Piston 2 SK dell'olandese Revit, caratterizzati da una linea aderente al corpo, pensati per i motociclisti che cercano lo stile e il feeling dei loro jeans casual, ma con l'aggiunta di una protezione discreta. Sono disponibili in tre colori differenti, blu, azzurro e grigio chiaro, per abbinarli nel migliore dei modi ai capi del vostro guardaroba. Le proprietà tecniche del tessuto cordura denim da 12,5 once offrono una buona libertà di movimento, senza però mai limitare nei movimenti, rendendoli quindi la scelta giusta se vorrete indossarli per tutta la giornata. Al tempo stesso il cordura denim offre una maggiore resistenza all'abrasione e una maggiore tenacità. La protezione per le ginocchia è affidata poi a delle protezioni ultra sottili e morbide, in grado di mantenere una silhouette elegante e snella, naturalmente regolabili in due differenti altezze per ottenere sempre la vestibilità perfetta. Il prezzo è di 199 euro. I molo della milanese Tucano Urbano sono così comodi e protettivi che diventeranno subito i vostri pantaloni cargo da moto preferiti. Sono realizzati in tessuto twill stretch di cotone ad alta tenacità. In più sono rinforzati da inserti in fibra aramidica, antiabrasione e antistrappo sui punti più esposti in caso di scivolata, tipicamente ginocchia e glutei.
Internamente troviamo poi una fodera microforata traspirante, mentre il comfort di marcia è assicurato dalla costruzione ergonomica della zona del ginocchio. Troviamo poi tre tasche frontali, due grosse tasche posteriori e naturalmente le tasche cargo laterali. La vestibilità è decisamente slim fit. Parlando di sicurezza, sulle ginocchia troviamo delle protezioni EasyFlex certificate CE di livello 1, super leggere e ventilate, tanto da non sentirle né vederle, mentre sulle anche troviamo due tasche per alloggiare le protezioni apposite, disponibili però come optional. Tra le chicche di questo pantalone, la possibilità di poter regolare l'altezza delle protezioni sul ginocchio tramite un comodo velcro. Il prezzo è di 159 euro. Come sempre siamo giunti al termine di questa rassegna prodotto. Se una volta bisognava indossare un pantalone tecnico in nempello e in cordura per proteggere adeguatamente gli arti inferiori, adesso l'offerta è molto ampia e spazia dai capi più casual come quelli proposti da Tucano Urbano e Alpinestars per arrivare a quelli più tecnici offerti da Macna e Promo Jeans. E voi cosa preferite? Fatecelo sapere nei vostri commenti qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!